Buongiorno, coloro ai quali non interessa minimamente la mia vita e chi esista in me, ossia mio padre, nelle fattezze precise di mio padre, quello reale, Luigi Amodeo, nato 777, beh, non veda questo video. Lo vedranno a ragion veduta quando nel tempo, resisi tutti conto della necessità di leggere le cose segrete scritte nella Bibbia, allora sarà ripresa la visione delle cose che ho scritto io per ritrovarle nelle sacre scritture, scritte tutte quante. La nascita di mio padre, il 7 del 7 è descritta nella Sacra Bibbia, nel settimo libro, che è quello dei giudici, a cominciare dai primi 5 del Pentateuco, cui si aggiunge il libro sesto, che è quello di Giosuè, e il primo libro dei giudici che riguarda nel settimo capitolo quello che c'è nel settimo versetto. Siamo nei tempi in cui i Madianiti si sono impossessati di Israele, l'hanno relegata lì sui monti e fanno razzia di tutti i beni degli israeliti, i quali si sono anche convertiti a Baal, la divinità dei Madianiti. Ed è a questo punto di apparente disfatta, di apparente conquista del popolo di Dio da parte di una ragione estranea, contraria, avversa, nel momento della sconfitta, ossia calato nei tempi moderni, è in questo ultimo scorcio dell'esistenza in cui il dominio di Dio sul mondo sembra messo in crisi dall'uomo, dalla sua tracotanza, dalla sua convinzione assoluta che questo mondo ha gli uomini per protagonisti. Ebbene, Dio fa sorgere un Gedeone. Gedeone, ve lo voglio mostrare così nel testo per farvi capire un po' il valore di questa parola. Gedeone si collega alla interpretazione attraverso le consonanti G e D, che sono poi le sole che esistono nella lingua ebraica. Sono le consonanti di Giuda. Ewan è una espressione che vale proprio nei tempi di oggi come il significato nella lingua del mondo del numero uno. Gesù Dio è il numero uno, ma è espresso dalle stesse consonanti di Giuda numero uno, quel Giuda che è il primo, laddove poi Gesù sarà 38esimo dal Giuda descritto in Genesi 38. Giuda è il quarto figlio della coppia costituita da Lia e da Giacobbe. Il quartogenito è Giuda. Sarà quando Giuseppe è partito, venduto dai fratelli,
colui che subentrerà a Giacobbe, divenuto Israele, perché il primogenito Ruben sarà estromesso, avendo osato di mettersi nel letto di suo padre ad amoreggiare con una concubina una volta che il padre era assente. La primogenitura era passata all'ultimo dei figli, Giuda. Giuda sarà, tra tutti i fratelli di Israele, quello più responsabile, quello che garantirà con la sua vita nei confronti del fratello Giuseppe quando in Egitto bisogna dare un pegno a Giuseppe che con un tranello gli fa credere che hanno rubato il denaro del grano che dovevano acquistare. Giuda si offre come vittima, come pegno contro questo viceré che gli chiedeva delle garanzie. Giuda è veramente chi riscatta il tradimento fatto a Giuseppe. Ebbene, Giuda ha una storia particolare che si descrive nella Bibbia con una interruzione del racconto dei 12 fratelli figli di Giacobbe e Israele. A un certo punto nel capitolo 38 c'è una parentesi e si parla di Giuda che ha 3 figli, il maggiore Er sposa Tamar ma muore, Tamar passa al secondogenito che muore anche lui e con uno stratagemma Tamar si farà fecondare dal padre vero di Giuda. È l'antefatto della Madonna che ha un figlio non con suo marito. Nel caso di Tamar, il marito, anzi i 2 mariti, non ci sono più. Li ha avuti e non ci sono più. E lei costringe con uno stratagemma Giuda a renderla feconda. La Madonna invece accetterà da vergine l'intervento di Dio, però in sostanza Tamar è l'antefatto di Tamar, Marta e Marta e Maria, che ha già nel suo destino la croce a forma di T di quel Jesus al centro di Maria. Ebbene, quel Giuda che è il primo e da cui è 38esimo, descritto in Genesi 38, Gesù Cristo, figlio della Maria che è anticipata qui, che ha un figlio nello stesso modo, scavalcando, trascendendo il livello del marito, rivolgendosi al vero padre. Ebbene, il vero padre, qui lo stiamo raccontando in Gedeone, che è una figura pregressa del Giuda primo. Pregressa, no, una figura che viene dopo, perché questo livello oramai di cui stiamo occupandoci, Gedeone, riguarda il popolo di Dio che si è formato e è andato nella terra promessa e ha avuto un primo blocco dai Madianiti, dai quali si devono riscattare. Ebbene, che cosa si racconta nel versetto 7? Siamo nel libro 7, che cosa si racconta nel versetto 7? Io ve lo leggo, così ne discutiamo a ragion veduta. Nel versetto 7 della Bibbia c'è scritto questo. Disse allora il Signore a Gedeone: con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua con la lingua, io vi salverò e metterò
i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri se ne tornino ciascuno a casa sua. Ecco, c'è lo strumento che Dio ha indicato a Gedeone, che è figura, ripeto, di Giuda, il primo che è posto a monte del Gesù 38esimo in Genesi 38. Notate, quel Gesù che è descritto in Genesi 25 da Giacobbe, che era il secondo, ma si mette davanti, a Esaù, che era il primogenito e aveva dentro di sé un primato in terza posizione, a indicare uno e trino, una A che però è la A del primato, che è tolta di mezzo a Esaù, che rimane Esù. E quindi vedete, in Genesi 25 i due gemelli sono Giacobbe e Esaù, ma diventano Gesù. Quindi siamo nel vivo di una rappresentazione messianica che si riferisce all'eterna salvezza come Dio la manda. E nei tempi moderni abbiamo l'avvento di Luigi Amodeo, che è mio padre, come l'avvento del Gedeone in questione, perché con questo incarico, ecco, è chiaro, disse allora il Signore a Gedeone, Bibbia 7:7:7, con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua con la lingua per difendere Israele, si erano presentati 32.000, ma Dio aveva detto a Gedeone, sono troppi, l'uomo crederebbe che è merito suo se si è riscattato da Israele. Di che tutti quelli che hanno paura se ne tornino a casa, e se ne andarono 23.000, ne rimasero 10.000, e disse il Signore a Gedeone, sono ancora troppi, 10.000, crederebbero ancora di essere stati loro, allora portali al fiume e falli bere, coloro che berranno nel fiume come degli animali, ossia lambendo l'acqua con la lingua, così, che strano modo, vero, per dissetarsi, quelli mettili da parte, invece coloro che si inginocchieranno di fianco al fiume, prenderanno l'acqua del fiume con le mani e se la porteranno alla bocca e la berranno, cioè quelli che sembrano più uomini, tu mandali tutti via. Furono esattamente 300 quelli che leccarono l'acqua del fiume e usarono la lingua. Questo sta ad indicare che saranno 300 giovani e forti, che 300 indica il numero assoluto della Trinità di Dio, perché l'assoluto di Dio che opera con il 10 è 10 per 10, quindi è 100, e quando si presenta 100 più 100 più 100 è la Trinità assoluta che opera con il 300. Ma in questo caso sono 300 che opereranno con la lingua, con la parola, e la lingua che sarà messa in atto è quella che sto usando io che vi sto parlando, perché questi 300 stanno per venire al mondo come la figura del padre che è in me, ed è la nascita di mio padre, il 7:7:7, come in questo libro settimo del capitolo 7 del versetto 7.